Bom dia, rieccoci qui. Un saluto a tutti, siamo all'interno di Investa Plus che vanta già 31 membri. Ringrazio tutti coloro i quali sono all'interno di questo canale e mi stanno scrivendo privatamente per ulteriori informazioni anche sul metodo, perché stiamo andando molto bene. Come possiamo vedere dal riepilogo finale, andiamolo a vedere, eccolo qui. Dal day 0 al 28 marzo 2024, quindi poco più di 2 settimane, questo è il bilancio: 2451 euro col conto pro, e questi sono risultati veramente molto molto importanti. 2451 euro col conto pro, ma anche con conti più piccini, comunque il risultato è decisamente molto importante, è decisamente molto interessante, perché chi volesse rischiare un decimo di quanto rischia un professionista, ebbene, comunque 245 euro portati a casa facendo poco o nulla, perché c'è solo da copiare, non c'è assolutamente da fare null'altro. Non dovete essere live durante i match, ma assolutissimamente nella maniera più tranquilla e beata possibile voi inserite l'investimento o la bettata, chiamatela un po' come volete, e basta, non c'è altro da fare. Quindi veramente in maniera molto molto ignorante fino al 31 marzo. Intanto sto scorrendo la grafica, oggi è arrivata la bettata vincente su Zverev, vince il secondo set, l'abbiamo portata a casa, abbiamo portato a casa anche la Rybakina contro la Zarenka, eccola qui, una bettata vincente con la Rybakina che ha avuto la meglio sulla Zarenka. E abbiamo portato a casa anche ieri, non oggi, Izquierdo che ha battuto Ruiz, e questa è la bettata data ieri sera con Nicolas Sanchez Izquierdo vincente su Pablo Llamas Ruiz. L'ultima bettata perdente invece la vediamo in grafica con Christopher O'Connor, che non ha battuto, o meglio non ha vinto il primo set contro Jannik Sinner. Non si cancella nulla, io so che molti di voi sono abituati a canali dove ogni tanto si cancella qualcosina, qui non si cancella assolutamente niente, quindi chi entra può assolutamente vedere tutto quello che è successo in passato. Abbiamo bettato in maniera profittevole anche la Formula 1, quindi abbiamo sbagliato su più sport, tra la Formula 1, il tennis, il calcio, insomma abbiamo il passaggio del Galles contro la Finlandia, quindi Galles che andrà a giocarsi poi il passaggio ufficiale nella finale contro, adesso non mi ricordo contro chi, ma comunque poco importa, abbiamo fatto decisamente molto bene in questo mese di marzo. Ma è un po' il modus operandi che andremo a tenere nel corso del tempo, e quindi come potete vedere dalla grafica, questo è il riepilogo generale dal day 0 al 28 marzo, 4 le bettate perdenti ma ampiamente recuperate tutte quante, anche l'investimento 15 che è stato l'investimento perdente, quello relativo a Christopher O'Connor. Ebbene, con oggi abbiamo recuperato tutto e addirittura siamo in profitto anche rispetto a quell'ultima bettata perdente. Quanto costa questo servizio? Ricordo a tutti, lo metto in verde, che fino al 31 è free, ormai mancano praticamente 2 o 3 giorni, quindi, ma in ogni caso è free, chi volesse entrare fino al 31 marzo sarà free. Dal primo aprile chi vorrà rimanere all'interno di Invest Plus o chi vorrà entrare pagherà questa cifra che sto per scrivere. Ah, si può fare anche... €15 per 30 giorni. Poi quando imparerò a scrivere sarà sempre qualcosa di positivo. €15 per 30 giorni, quindi 50 centesimi al giorno.
un caffè al distributore, fondamentalmente. Quindi il costo veramente esiguo, il costo veramente molto basso, e è un costo così basso perché per me è importante che tutti possano entrare e dar loro la soddisfazione di far crescere le loro casse nella massima scialatezza possibile, perché non c'è nulla di complicato. Pochi minuti al giorno si inserisce la bettata o sull'exchange o sullo sportbook e non bisogna assolutamente fare altro. Prima di salutarvi però cancello, perché sembra un 75, eccolo qui, vediamo di farlo fatto bene. 15 euro ogni 30 giorni, quindi decisamente un costo alla portata di tutti, e ovviamente ognuno fa le proprie valutazioni. Questo è quello che è successo fino a questo momento. Tutto questo l'hanno visto tutte le persone che sono all'interno di Invest Plus, quindi non c'è nulla di inventato, tutto il resoconto è frutto di quello che è successo all'interno di Invest Plus. Un saluto a tutti, appuntamento al prossimo video.